Esiste o non esiste un modo veloce, quando non abbiamo tempo, sbrigativo, per cucinare il pesce? Certo che esiste, perché il pesce non è così difficile e quando non abbiamo tempo possiamo farlo sotto sale. Infatti, quando parliamo di pesce, pensiamo a bisogna pulirlo, bisogna metterlo sul fuoco, ci vogliono tante cose. Non è vero, a volte possiamo farci un piattino light, avere tempo di fare altre cose usando il forno, il sale e naturalmente il pesce. Ed è proprio quello che voglio fare oggi, perché ho pensato di prepararmi per pranzo un'orata, che è un pesce che troviamo tranquillamente oggigiorno come branzino, anche a prezzi abbastanza abbordabili, un'orata, metterla nel forno, lasciare che faccia tutto da sola ed andare a prepararmi le mie cose. Cosa mi serve? Naturalmente un'orata, del limone, dell'aglio, dell'olio buono, il sale che è protagonista e qualcosa per dare un po' di gusto alla mia orata. Il sale è un metodo di conservazione importantissimo. Pensiamo che, tra l'altro, facciamo una riflessione sul sale. Il sale è un elemento chiave della cucina, cioè non c'è quasi nulla che non ce l'abbia. Infatti, proprio per questo motivo, il sale è una delle cose più acquistate nella cucina, che non deve mancare mai, ma è una delle cose per cui noi abbiamo meno attenzione quando facciamo la spesa. Purtroppo quando compriamo il sale basta che costi poco, non siamo così attenti a chi lo produce, a dove è stato fatto, da dove arriva, non siamo così attenti a queste cose come in altri prodotti. Invece il sale è importante per noi. Per esempio, non ci siamo mai domandati perché c'è scritto sale iodato? Si scoprì che soprattutto le popolazioni che abitavano nell'entroterra dell'Italia non avevano la giusta percentuale di iodio all'interno del proprio corpo e quindi doveva essere assunta in qualche altro modo. Ma quale modo migliore se non usare il sale, proprio perché era comune in tutte ed è comune in tutte le cucine? Quindi facciamo attenzione quando compriamo il sale, ricordiamoci di comprare il sale iodato. Anzi, mi dicono che addirittura quello che non ha la scritta iodato, quindi che non contiene lo iodio, non dovrebbe neanche essere sugli scaffali dei supermercati, perché non dovrebbe essere la prima scelta del consumatore. Però detto questo, faccio la base per la mia orata e comincio a preparare cosa li metterò dentro. Taglio delle fettine di limone perché voglio dargli quella nota di agrume. Le metto dentro, ma le passo anche un po' sopra la pelle, così. Per dare una nota mediterranea voglio aggiungere olive e capperi. Tolgo il limone perché mi serviva solo per dare un po' di aroma e di gusto leggero. Metto i capperi. I capperi sono la dimostrazione più semplice di come si conserva sotto sale. Quasi tutti li abbiamo in casa, questi capperi sotto sale, un po' come le acciughe. Anche le acciughe si conservano tantissimo, soprattutto al sud, sotto sale. Mettiamo le olive, lo spicchio d'aglio. Tra l'altro è uno dei sistemi più antichi, quelle della conservazione sotto sale, un po' come la cottura con il sale. Ok, preparato, lo facciamo stare nella cocottina, il limone lo metto sopra e finisco con il sale. Sfruttando il limone per togliermi l'odore del pesce dalle mani, lo vado a mettere nel forno a 200 gradi per un 40 minuti. Lo tiro fuori solo quando la crosta sarà dura. Perfettamente cotto, basta togliere tutto il sale, così, fare attenzione a non bruciarsi e ci accorgeremo che, nonostante abbia cotto
nel sale non sarà salato per niente. Abbiamo visto che si può preparare un pesce dietetico, perché ogni tanto ci vuole anche un po' di light, veloce, senza sporcare tanto, con l'aiuto del forno e del sale. E credo che il giusto accompagnamento possa essere un pinzimonio, anche lui rigorosamente light. Quando siamo in pochi lavoriamo benissimo, ma la fonte di distrazione maggiore sul set, qual è? È Gianluca Gori. Eccolo. Difficile.